Benvenuti di nuovo sul canale Non Aprite Questo Blog. Siamo qua per fare la recensione. No, la recensione di che? Ma che cazzo sto dicendo? Non è una recensione, è allora in via del tutto eccezionale. Vorrei parlarvi di un fumetto che è uscito, che è appena uscito, che è Dylan Dog Profondo Nero, scritto da Dario Argento. Allora, ci sono già dei canali che parlano di Dylan Dog. Non sono molti, penso che siano un paio. Io simpatizzo particolarmente per un canale di un giovane youtuber. Il canale è Alienology, ve lo linko qua sotto. E questo ragazzo qua fa le recensioni fatte bene perché poi è un conoscitore più esperto di me di Dylan Dog. Quindi, devo dire la verità, Dylan Dog è stato per me è stato importantissimo, nel senso che a farmi innamorare dell'horror è sicuramente stata la visione della casa di Sam Raimi praticamente poco dopo che uscì. Poi però appunto da lì si scatenò proprio la passione per l'horror e casualmente Dylan Dog uscì in quegli anni lì, iniziò a uscire in quegli anni lì, quindi lo seguivo e poi comunque adesso poi non so bene le storie come sono andate avanti, però le prime storie erano molto horror. Il primo numero è sui morti viventi, con tantissime citazioni romeriane. Insomma, Dylan Dog è stato importante. Poi dopo, vabbè, con gli anni ho smesso di comprarlo. Ho smesso di comprarlo, scusate, mi faccio uno shampoo intanto. Ho smesso di comprarlo e, minchia, sono sempre più bianco, guardate. Guardate qua, sempre più bianco. Tra un po' sembro James Jarmusch oppure il papà di Laura Palmer. Quindi andate sul canale di Alienology se volete poi seguire tutte le recensioni di tutti i Dylan Dog. Personalmente, allora, l'ho letto subito. Intanto la figata è che il disegnatore scelto è Roy, quindi non stiamo parlando di uno qualunque, cioè Roy è sempre stato quello più tetro, quello con il segno, il tratto più. Adesso vi faccio vedere. Questo qua è Roy, così per chi non si ricorda il nome, però sicuramente il segno ve lo ricordate. Roy è un grande ed è stata la scelta giusta. Allora, a parte che per uno che non legge mai Dylan Dog, essere catapultato in questa nuova realtà in cui Dylan, insomma, ci sono i cellulari, Groucho sempre attaccato al cellulare, vengono fatte battute comunque a sfondo tecnologico, no? Anche strano perché io lo leggevo, ragazzi, non c'era niente, non c'era internet, non c'erano i cellulari, non c'era un cazzo, c'erano i VHS quando leggevo Dylan Dog, quindi vedere comunque Dylan, perché poi il tema qual è, no? Come per l'uomo ragno, il personaggio va avanti e non invecchia mai, non è che invecchia come noi, no? Invecchia molto più lentamente, anzi non invecchia mai. Questo Dylan qua, questo Dylan Dog è giovanissimo. Quindi lui rimane giovane, il tempo va avanti, quindi ci sono i cellulari. Mi sembra di aver capito, perché io non lo seguo bene, che comunque non c'è più l'ispettore Block, penso sia andato in pensione, quindi ci sono altri personaggi. Dylan però, diciamo, la ricetta di Dylan è sempre la stessa, che lui, insomma, per Dylan tira più un pelo di figa che un carro di buoi, quindi corre dietro alle fighe. Allora, la storia è incentrata sul mondo del sadomaso. È molto erotica, ci sono delle situazioni molto alla Eyes Wide Shut, il film di Kubrick. Ha un ritmo veramente molto, molto serrato. Non posso paragonarlo agli altri Dylan Dog, non li ho letti negli ultimi 20 anni, quindi. Però vi posso dire che è molto divertente. Gruccio fa tantissime battute divertenti, molte di più di quante ne ricordassi nei numeri vecchi, insomma, la prima. Oh! Un giorno farò un video dove ammazzo il mio gatto e farò milioni di views. Allora, la storia, devo dire la verità, io l'ho comprato perché comunque sono entrato in un loop di feticismo nei confronti del cinema horror, che ho detto no, cioè, Dario Argento, primo numero di Dylan Dog scritto da lui, me lo compro subito e me lo metto lì in un angolo, nella mia libreria. Poi a proposito di cinema, è molto carino perché lui si autocita, nel senso che ci sono delle citazioni dei suoi film, si autocita, cita tantissimi altri film, alcuni li prende anche un po' per il culo e fa bene perché comunque certi film
sono veramente una disgrazia per il genere umano. Mi aspettavo di più dalla storia. È comunque una bella storia, divertente, divertente nel senso, non è che divertente, alla fine è un thriller. È molto thriller, cioè molto già, è molto stile suo, di Dario Argento, che poi comunque la sceneggiatura, per correttezza, l'ha scritta insieme a Piani, che non conosco, però mi sembrava giusto dirlo. Quindi probabilmente, sai, buttarsi nel mondo di Dylan Dog senza un accompagnamento, qualcuno che ti possa, insomma, aiutare a capirne il mondo, e poi si rischiava di fare una castroneria. Quindi sicuramente vale la pena comprarlo, almeno come oggetto fetish, per chi ama Dario Argento e per chi, insomma, ama il cinema, perché comunque è un tributo al cinema. Questo è tutto per quanto riguarda Profondo Nero, il Dylan Dog numero 383, scritto da Dario Argento. Chissà se entrerà nel mondo dei fumetti in maniera definitiva o più costante. Boh. Diciamo che molti sono scontenti poi di come lui ha proseguito la sua carriera cinematografica. Quindi boh, fai a fare i fumetti, boh. Fai quello che vuoi, insomma, bravissimo, grande maestro dell'horror, citatissimo da tanti, anche americani come Quentin Tarantino, eccetera, amato da tutti, citato da tutti quanti i grandi registi horror. Tanto di cappello. Mi raccomando, se avete letto il fumetto, volete scrivere il vostro commento qua sotto, è una cosa molto gradita, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, lasciate like, e seguiteci anche su Instagram e dappertutto, perché noi siamo dappertutto, siamo come un'epidemia zombie. Ci vediamo alla prossima!